L'esattezza, Gargano, è giusto Carlo, è sposato con la sorella di Amsic. Perfetto, che si chiama, confermo. Si chiama Misca. Bravo. Esatto. Misca. Il cognome è Francesca, la famosa Misca Francesca. Detto questo, allora, detta sta porcheria, andiamo avanti signora, complimenti, lei ha vinto 50 euro di buona spesa da consumare presso i supermercati piccoli, è contenta? Senz'altro, sicuramente. Grazie mille signora, teneva 6 anni quando hanno cominciato a telefonare. Carlo. Bene, grazie, grande! Grande, no, esagerato. No, piccolo, grande. Ah, piccolo pizza, grande. Ma grande momento. Assolutamente, perfetto. Ci vediamo dopo. Ti liberiamo, ti licenziamo. E allora torniamo a parlare di Napoli. Prima Gigi Ermetto nel suo aggiornamento dalla postazione internet ci ha riportato di questa dichiarazione resa oggi dal presidente De Laurentiis che pare puntare decisamente sulla Champions League. Voglio fare un giro veloce partendo da Gianni Improta. Ecco. È già il momento per poter decidere su quale competizione puntare o, questo è il mio punto di vista, o il Napoli deve essere un cannibale che sta da mangiare tutto quanto, Gianni, perché non è possibile pensare oggi, questo ripeto, è opinabile, ma è il mio punto di vista, non è pensare oggi fare già una scelta tra Champions, Campionato e Coppa Italia. No, sono d'accordo con te, Napoli non può scegliere, anche perché ovviamente... diciamo la verità, questo esordio in Champions non deve far illudere tutti noi e pensare che la strada sia in discesa. Indubbiamente ci fa piacere se il Napoli va avanti in questa competizione, ma il campionato è appannaggio della forza del Napoli, quindi no, la scelta non la condivido, perché sia il presidente che Mazzarri hanno testualmente detto che, da parte sua, Mazzarri dice: io non farò più turnover per quanto riguarda la Champions, ma lo farò in campionato. No, perché i tifosi napoletani ci tengono al campionato quanto alla Champions. Quindi, per come stanno andando le cose, devono assolutamente giocare su due fronti. Vale a dire, sia Champions che campionato devono essere nel mirino di questa squadra. Perfetto. Quindi sono dell'avviso che non, non bisogna assolutamente scegliere l'obiettivo, anche perché potresti restare con un pugno di mosche e quindi sarebbe riduttivo. So come la pensa Ciccio Graziani. Io dicevo Napoli di cannibali, Ciccio, perché in questo momento non puoi lasciare nulla a nessuno, devi essere pronto su tutte le competizioni. Io so che questo era un tuo pallino, tra l'altro anche lunedì sera sei stato chiaro in questa esposizione. Quindi questo vorrebbe dire che io non dico niente. No, lo devi dire, lo devi ribadire. No, come la pensi, ma voglio che sia ribadito con forza questo concetto. Ma stiamo pazziando veramente qui. Oh. Siamo a fine settembre e vogliamo fare le scelte. No, siamo mica al supermercato, ragazzi. Si sceglie una cosa, anziché... Qui il Napoli sta all'interno di tre competizioni meravigliose. La Champions League, attenzione, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo anche De Laurentiis. Stia calmo, guarda, è un girone difficile nonostante questa bellissima partenza. La Champions è difficilissima, quindi più si va avanti e meglio è. Viviamo alla giornata, che è la cosa migliore. In campionato quest'anno il Napoli non può non essere protagonista per due motivi. Primo, per l'esperienza dell'anno scorso, e ribadire almeno quella posizione, ma quest'anno si è addirittura rinforzato il Napoli, ha delle alternative che l'anno scorso non aveva, quindi la consapevolezza della propria forza con le alternative dovrebbe permettergli di fare un altro anno meraviglioso in campionato, e con l'equilibrio che c'è non diciamo niente perché non vogliamo sembrare presuntuosi, però il Napoli quest'anno sarà sicuramente protagonista per un qualcosa di importante, non lo diciamo oggi perché... E poi c'è un'altra cosa, la Coppa Italia. Quella quindi, non hai ragione tu, Napoli cannibale. Noi andiamo un attimo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua, sempre con il grande entusiasmo del pubblico del centro polifunzionale di Cercola per Mondo Azzurro speciale Champions League. Lucio, abbiamo un'altra sorpresa, giusto? Un'altra graditissima sorpresa, è arrivato il momento del cabaret, accogliamo con un grande applauso, reduce dal successo di Made in Sud, stasera è qui con noi Salvatore Gisonna. Eccolo qui.
Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Lucio, ciao Romina. Salvatore, notoriamente comico, ma questa sera anche in veste di tifoso del Napoli. Ieri hai visto la partita? Assolutamente contro sì. Il Villarreal, contro il sottomarino giallo. Bella partita, un po', devo dire, siamo stati un po' poco ospitali. Siamo stati poco ospitali. Giallo, sì. Perché? Non l'hanno fatto manco immergere, che subito l'hanno affondato, quindi veramente... Beh, effettivamente, no. Un 1-2 terribile da parte del Napoli. Addirittura, io ho sentito l'intervista dell'allenatore del Villarreal, Garrido, gli hanno chiesto, mister, ma che cosa è successo? Ho detto, ma che vi devo dire? I primi 20 minuti hanno acchiappato, non dei facci, ci siamo avvilito, Napoli. Il giocatore che hai maggiormente apprezzato? Gargano. Dicevo. Gargano. Gargano, guarda, era eccezionale. Stiva tutto va. È vero, è vero. Quando si è fatto male Cavani, ha pigliato Sicchia, la pezza, la fasciatissima, non si capiva niente. Pensa che era talmente entrato nella parte, che la roppa doccia, si è tornato correndo a casa. Non volevo sapere niente. Non volevo sapere niente. Hai visto ma... questa sera tantissimi esperti. Io voglio fare una domanda ai tecnici, proprio qua. Ma Lucarelli, che fine ha fatto? Lucarelli è stato acquistato dal Napoli, dal presidente De Laurentiis, esclusivamente per lo spogliatoio. Ah, allora complimenti. Perché non so se l'hai visto, ma lo spogliatoio del Napoli è venuto troppo bene. Ma veramente, ma appena già fai lavoro a casa, chiamo pure, perché chi è bravo, ha fatto un lavoro eccezionale. Ma veramente, guarda. Lucarelli fa le cose per bene, che ha fatto pure quella è un'altra pubblicità. No, no. Ma pensa che mio padre ieri l'ha chiappata apposta, Steve Infitt. Lucarelli. Cristiano, ma sei tu, ma che stai facendo? Ha detto, no, ha già papà molto di Laurentiis, che stai senza un casco, quando sei finito con il motorino. Ha detto, come manda a te, hai detto, pure non mi alleno, però mi manda a fare i servizi, faccio qualcosa. Effettivamente, ci godiamo Salvatore Gisonda. No, perché effettivamente, come diceva prima Carlo, in questo periodo di crisi, c'è crisi. C'è crisi e confusione, che è la cosa peggiore. Guardate, io prima ho visto due di loro che prendevano il caffè al bar, una hit, ma tu hai visto? Niente meno Nasdaq ha perso 5,70. Hai detto che l'ha chiuso contro chi cava? Hai detto, ma che capite? Chi è una semana che perde sempre? Ah, allora mo cagnano l'allenatore. Ma perché la verità... Ma poi fanno tutti questi sondaggi, non so se vi è mai capitato, vi fermano per stare a tradimento, è capitato pure a me. Scusa, c'è la fede arrivare alla fine del mese con lo stipendio? E come no? Io la prendo il 27, faccio 28, 29, 3. A febbraio me ne vedo bene, non riesco a mi svagano poco in difficoltà. No, ma... non si può vivere più, non si può manco morire più. Mio nonno tenne 80 anni, stava benissimo. Ha saputo che un funerale costa assai, se ne ha pigliato una malattia. Ha detto, Salvatore, vai a domandare, non mi posso far trovare impreparato. Sono andato all'agenzia di pompe funebri, un po' imbarazzato. Ha detto, scusate, è un funerale, è una cosa media. Quanto viene a costare? Ha detto, guardate, siamo tra i 5.000 e i 7.000 euro. Che ne pensate? Nonna da campa 100 anni. Ma... io sono 2 anni che non faccio vacanze e non me ne vergogno, non si possono fare nulla e faccio. Una settimana in Calabria e mia moglie in danno bungalow mi hanno chiesto 3.000 euro. Ma in Calabria il mare è bello. Io vado a Porto in Napoli con il mare marrò, faccio un tuffo e esco pure abbronzato. Io vi porto esempi di vita. Mia moglie è andata dal parrucchiere, è tornata e aveva speso 95 euro. Ha detto, ma che hai fatto? Ha detto, amore, io ho fatto il colore e il secondo tenevo poker, man.